Nonostante programmi e mezzi all'avanguardia, oggi in Italia 8 pagamenti su 10 vengono ancora effettuati con soldi in contanti. I cittadini italiani, rispetto a quelli di molti altri paesi europei, sono restii a usare la carta di credito, specie per usufruire dei servizi della pubblica amministrazione. Si è fatto il punto proprio su questo nell'ambito della quinta edizione del No Cash Day alla Camera dei Deputati, in cui i rappresentanti di diverse amministrazioni comunali hanno messo a confronto le proprie esperienze. Gli stessi sistemi applicativi, ad esempio di pagamento della sosta o di pagamento del trasporto scolastico, asilo nido, attraverso servizi online messi a disposizione della pubblica amministrazione, sono identici sia a Bari sia a Milano. Nell'intero paese, da nord a sud, si sconta, diciamo, il gap tecnologico, del sapere tecnologico, le difficoltà operative, probabilmente perché c'è bisogno di un intervento dello Stato anche nel sistema bancario, nel pagamento diretto da parte dei cittadini delle varie transazioni che effettuano nei confronti della pubblica amministrazione. Uno dei grossi ostacoli per i cittadini, specie sopra una certa fascia di età, è anche la poca dimestichezza con i mezzi informatici. Le parole d'ordine, secondo l'associazione Cashless Way, sono norme, tecnologia e informazione. In alcune regioni, attraverso azioni di comunicazione, tu riesci a stimolare il pubblico ad avere un atteggiamento differente. Quello che sta succedendo per esempio a Bergamo, attraverso il progetto Cashless City, è un'operazione di comunicazione. In altre regioni più difficili devi intervenire con le regole.